Ok, allora andiamo a vedere oggi che abbiamo pure giocatori gratis. Andiamo a vedere chi vinciamo. Poi andiamo al gran finale. I due pacchetti da 780 gemme. Qua abbiamo trovato 1000 euro. Inutili. Andiamo qua. No. Qua. Devo trovare i gettoni eroi qua, non penso. Oh, qua stanno i giocatori, spero di vincere almeno uno. Vediamo un po'. No, ma questi a che servono? Ah sì. Sto buoni. Non tanto però. Andiamo alla UCL. La UEFA Champions League. Oh, una volta mio amico. La prima volta che ho visto la Champions League, mio amico mi ha vinto un sacco di giocatori. Invece io, mio amico, uno sculato del cazzo. Li vince tutti. Che poi UEFA Champions League danno pure i giocatori dell'Europa League. Oh, no. Non riusciamo a vincere. Giocatore buono. Vediamo un po', almeno la UEFA, la Conference. Dai, almeno la Conference. Sì! Sì, finalmente un giocatore buono! Cioè, buono, 103 di gen. Però, sinceramente me lo tengo, perché comunque finalmente un giocatore della UEFA Conference League, che non ne avevo neanche uno, quindi cerco di migliorarlo, lo faccio arrivare almeno a 107 di gen e poi ci posso giocare. Perché volevo fare una formazione in più con gli altri giocatori che ho. Per adesso c'ho un progetto in mente di comprare un altro giocatore, quindi. Allora, aspetta, perché sì, gioco col Napoli perché cioè da me voi da voi non lo so, forse è la fine di maggio da voi. Però da me, quando sto registrando il video, pochi giorni fa ha vinto il Napoli lo scudetto, quindi. Allora. Adesso andiamo con una carica in più a vedere i giocatori. A comprarci questi giocatori perché ne abbiamo vinto uno gratuitamente. E spero che la prossima volta riesco. La prossima volta registro forse. E vediamo se riesco a vincere almeno un giocatore dell'Europa League. Ok, vediamo chi vinco qua. No. No. Oh! Vabbè, ma è. Fa cacare. Vabbè. Un giocatore comunque lo devi vincere. Mo, sono arrivato a 1000 gemme. Prossima volta sono tanto pacchetti gratis perché ho finito i soldi. Vediamo un po'. Oddio! Allora, ragazzi, qua un giocatore della UEFA? No. No, no, questo è un giocatore del. Sì. 104. Così. Vabbè. Guardiol. Ma è vecchia la Toti qua. Cioè, ormai. Cioè. Pensavo di vincere uno di questi. Ci ha dato molte speranze quel giocatore della UEFA Conference. Mannaggia. Vabbè. Ci aveva dato un po' di speranze. Adesso siamo tutti tristi. Vabbè, qua ritiro i premi. Qua mi danno. No, niente. Oh, un giocatore, ragazzi! In diretta! Abbiamo vinto un giocatore!
Francese del Real. Così. Oh, la fortuna di oggi. Abbiamo vinto due giocatori gratis. Due giocatori gratis abbiamo vinto. No, vabbè, raga. Che sculati. Qua ho messo un po' di giocatori in vendita così faccio un po' di soldi. Perché questa è la mia lista di osservati. Questi qua. No, Bernardeschi me l'ha messo un mio amico, ma non lo so se la voglio comprare. Un giorno me lo comprerò. Così, perdiamo tutto. No, vabbè, dai, Bernardeschi e Bernardeschi, dai. Sarebbe il meme della squadra. Chiesa, 136, però un po' troppo. Io ho 31.000. E come arrivo a 40.000, mi voglio comprare o Hakimi, però in base ai giocatori che mi servono. Al bar se lo posso togliere che ce l'ho. Chiesa, questo chiesa qua 106, ma 106 non mi servono più i giocatori. Perché adesso, vedete, mi servono giocatori quello col genio più basso della squadra, cioè 107. Quindi 106 non mi servono più. Finalmente. E stavo cercando di far arrivare Khedira a, mi pare, 100 almeno. Un po' difficile, ma ci riuscirò a far arrivare Khedira a 100, così lo posso far giocare nella squadra titolare. Perché Khedira comunque, essendo che io sono di Bari, quindi per noi è come se fosse Maradona. Allora, questa è la squadra che c'ho io, piena di argentini tra l'altro. Ci ho messi Alvarez, Zanetti, Veron, Romero, Zanetti nel Napoli, che poi questo io gioco con la Juve, però dovevo fare una partita con il Napoli. Però non lo so. Comunque dovevo uscire una partita tempo fa. Un paio di partite non escono più perché... Perché sì.